dov'è? Allora, Paolo Valdeschi, oltre ad essere un urbanista di lunga esperienza, è anche il presidente della rete dei comitati qui in Toscana, un'esperienza che ha tentato appunto di mettere insieme tante esperienze. Il tema che abbiamo proposto, poi lo sviluppa come vuole, è che questo qua, l'opposizione alle grandi opere, un passo per la ricostruzione culturale e politica italiana. Beh, questo titolo sarei inventato Tiziano. Sì. E così mi ha preso in contropiede. No, io vorrei alla fine fare anche qualche proposta. Quando è nata la rete dei comitati del territorio per la difesa del territorio, quando è nata la rete dei comitati per la difesa del territorio, i problemi tipici che noi incontravamo erano i comuni, i piani regolatori dei comuni sovradimensionati, i piani regolatori o le varianti che occupavano terreni che non dovevano essere utilizzati, e la rete e i comitati ovviamente fornivano consulenze di natura tecnica, cioè si dimostrava che le previsioni erano sballate, che quel sito era, non so, il comune di 2000 abitanti che prevedeva aree industriali per 5000 addetti, ecco, roba di questo genere, e anche facevamo osservazioni sugli aspetti non conformi alle leggi che spesso venivano praticati dai comuni. In questi 12 anni, che sono passati 12 anni dal periodo in cui è nata la rete, nata prima informalmente e poi come associazione, sono cambiate molte cose sia sulle opere che impattano il territorio, sulle azioni impattanti il territorio, cioè non più questa trasformazione diffusa anche per assenza di domande di abitazione, il terreno dello scontro si è spostato sulle grandi opere, e allo stesso tempo la tecnica e la legalità non hanno contato più niente. Nel senso, tutte le opposizioni che noi facevo cercando di mostrare tecnicamente, o cercando di mostrare che non certe operazioni non erano conformi alle leggi, sono diventate irrilevanti, tutto è diventato politico. E quindi noi che ci opponiamo, dobbiamo affrontare il problema della nostra opposizione anche e soprattutto su un piano politico. Il paradigma dell'aeroporto di Firenze, che è stato più volte citato, è il paradigma di tutto questo. Nel 2014 è stato presentato un progetto, anzi 2015, i giornali hanno scritto che nel 2017 sarebbe stata inaugurata la nuova pista. Mi chiedo con quale credibilità, dal momento che per fare una rotatoria a Firenze occorrono 10 anni, ma insomma in 2 anni si presentava un progetto, la via, perché la pista deve essere pronta per il G7 o G8 e quindi invocare deroghe a tutte le leggi. Ma a parte questo, il Toscana Aeroporti e ENAC, nella veste di controllore e di controllato, presentano un progetto che non è conforme alla legge, che diceva progetto definitivo, invece loro signori presentano un progetto preliminare. Gli si chiede: ma perché? Perché noi facciamo così per prassi consolidate, come se, non so, un politico corrotto dice: ma perché mi ha arrestato? La corruzione ormai è una prassi consolidata nella politica, questo è il filo del ragionamento. Qua però hanno una opposizione formidabile, che si muove su tutti i terreni, sia su quello tecnico, ma non conta più niente, però legale, ricorsi al TAR, quindi si vince un primo ricorso, e però poi dopo
Poi dopo arriva l'arma finale. Qual è l'arma finale? È il decreto legislativo 104 del 2017, già anticipato, il quale dice no, per gli aeroporti non occorre più il progetto definitivo, va bene un progetto di massima, un progetto di fattibilità, e quindi si sana quell'aspetto, si va avanti, però nascono 142 osservazioni, di cui alcune molto pesanti. Allora qual è la strategia? La strategia è offerta sempre dal decreto legislativo 104 del 2017, su cui io potrei dire molte cose, ma dico solo una cosa che io trovo aberrante. Questo decreto permette all'autorità competente, ovvero sia Ministero dell'Ambiente, e al proponente di mettersi d'accordo in qualsiasi fase del progetto per stabilire il grado di definizione del progetto stesso. Allora cosa fanno i furbacchioni? Le 142 osservazioni? Eh no, a questo punto Riggio, che è il presidente di Enel, dice eh no, queste 142 osservazioni devo addirittura spostare il lago di Peretola, no, non mi vanno perché diventa troppo costoso. Allora cosa facciamo? Faccio tutta una serie di modifiche al mio progetto, i quali però le dichiaro che non sono rilevanti e quindi non le sottopongo più a osservazione, anzi possibilmente le tengo nascoste, e quindi rimando tutto quanto a dopo. E questa è la strategia, cioè questo è il paradigma di quello che sta avvenendo in Italia. Allora io credo che va bene combattere, noi combattiamo su tutti i fronti, però dobbiamo affrontare alla radice questo problema. E io penso che questa assemblea, che raccoglie i rappresentanti di tanti movimenti, potrebbe anche a questo ministro Toninelli e ai ministri competenti fare alcune richieste. Una potrebbe essere: signori, la legge obiettiva non la fate più valere, cioè la legge obiettiva non deve più, se il progetto non è iniziato basta con la legge obiettiva, avete dichiarato che non vi state bene, fate. La seconda cosa che io proporrei è una cosa di una semplicità assoluta: abolizione del decreto legislativo 104 del 2017, perché di fatto abolisce la VIA, facendo finta di recepire una direttiva europea che voleva allargare il dibattito e la partecipazione, è andata in senso esattamente opposto, tant'è che c'è un ricorso presso l'Unione Europea. Signori, cosa c'è di più semplice che una piccola legge che dice si ritorna allo stato precedente con progetto definitivo, eccetera, eccetera. La terza, ne possono nascere tante, io credo che sia necessario che oltre a scambiarci idee, esperienze, io ho sentito delle cose di estremo interesse, devo dire, ho imparato delle cose, ma oltre a comunicarci, oltre a tentare di far rete, dobbiamo tener conto che tanto non possiamo pensare di avere dei soggetti politici che ci rappresentano, ci possono essere delle convergenze a seconda delle circostanze e delle opportunità. L'idea è quindi abolite questo infame decreto, perché questo decreto è micidiale, va contro qualsiasi logica e in realtà permette a lor signore di fare esattamente, cioè tanto vale dire la valutazione di impatto ambientale è abolita, perché ne possono fare. La terza cosa è già emersa, ma va fatta come richiesta. Cari signori, il 2,4%, il 2,3%, ma c'è una maniera di risparmiare, non finanziando per la parte statale queste opere inutili.
E quello che è stato già detto, questo è stato già detto, ma lo vorrei sottolineare, tutto quello che si risparmia non facendo le grandi opere inutili e dannose va alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. Sono tre proposte, ma ne se ne possono aggiungere altre, ma io credo che sarebbe molto utile che un'assemblea che è rappresentativa di tanta, una conferenza, scusate, che è rappresentativa di tante realtà, perché io sono immediatamente presidente della rete dei comitati, vengo dopo Alberto Asorrosa, ma in realtà poi rappresento almeno 30-40 comitati che non sono qua, ma riporto le esperienze, e allo stesso tempo noi possiamo avere anche un flusso di informazioni in senso inverso. Quindi io credo che sia molto utile e opportuno che questa conferenza finisca con una mozione in cui, signore, Movimento 5 Stelle, ti sei preso fior di impegni, hai già perso 4 punti percentuali con tutti questi tentennamenti, ma se te tradisci le nostre, perché anche io sono uno che dicendo vabbè, turiamoci il naso e vediamo quel che succede, ma certamente, quindi chiediamo che rispettino i patti, chiediamo che rispettino i patti, e ci sono alcune cose semplicissime che non costano, che fanno risparmiare. Questa è una dirimente politica. È vero che chiedere una cosa simile può provocare un'ulteriore spaccatura fra un'anima chiaramente sviluppista, che è quella dell'altra, non si sa bene quella che è. Devo dire, come ultima notazione, che a livello locale, i 5 Stelle, non dico che ci hanno dato una mano, direi che siamo stati noi piuttosto a dare una mano ai 5 Stelle, perché non sapevano nulla. Quindi sul piano tecnico bisognava spiegargli che cosa doveva, eccetera. Però voglio dire, meno peggio di altri. Ora però si tratta di trasferire tutto quanto sul piano politico che riguarda l'intera nazione. Grazie mille. Grazie.